Avrebbe dovuto debuttare al Salone di Ginevra, invece abbiamo dovuto aspettare il 24 giugno, giorno del 110° anniversario della fondazione di Alfa Romeo, per vedere finalmente dal vivo la nuova Alfa Romeo Giulia GTAM, il vero omaggio che l'attuale dirigenza Alfa Romeo ha fatto a un brand ricco di storia sia in pista che su strada. GTA è l'erede spirituale di quella Giulia GTA del 1965 con carrozzeria Bertone che tra il 1966 e il 1971 collezionò 12 vittorie nel campionato turismo. Basata sulla Giulia Quadrifoglio, punta sugli stessi principi: più potenza, meno peso e aerodinamica ulteriormente migliorata. Alfa Romeo ha pensato a ben due versioni, la GTA e la GTAM. Entrambe sono progettate per la pista ma omologate anche per l'uso stradale. Giulia GTA ha 4 posti, sedili standard e spoiler posteriore ridotto, mentre Giulia GTAM, dove la M sta per modificata, ha 2 sedili da corsa con cintura a 6 punti e un roll bar al posto dei sedili posteriori, mentre fuori si fa notare per lo spoiler posteriore più importante. In entrambi i casi il pacchetto estetico è composto da un fascione anteriore con inserti specifici in fibra di carbonio, 4 prese d'aria ai lati dello scudetto e splitter sempre in fibra di carbonio. E poi ci sono i parafanghi gonfiati che tradiscono carreggiate allargate di 50 mm e accolgono i cerchi da 20 pollici con fissaggio monodado, disponibili per la prima volta su una berlina. I freni sono carboceramici. Sulla fiancata spicca il quadrifoglio Alfa Romeo che sormonta lo storico logo Autodelta, mentre le minigonne laterali progettate dalla Sauber contribuiscono a migliorare la gestione dei flussi aerodinamici e aumentare la deportanza, stesso scopo del grande alettone posteriore. Completa la dotazione il diffusore posteriore con doppio scarico centrale in titanio firmato a Krapovic. Anche dentro si respira un'atmosfera decisamente racing, con i rivestimenti integrali in alcantara abbinati agli inserti in vera fibra di carbonio. Per ridurre il peso, il lunotto posteriore e i vetri laterali sono realizzati in Lexan, un polimero particolarmente resistente ma al contempo leggero, utilizzato sui veicoli da corsa. Il risultato è un peso di 1520 kg, ovvero oltre 100 kg in meno rispetto alla quadrifoglio. E poi c'è l'iniezione di testosterone nel motore. La potenza sale a 540 cavalli, quindi aumenta di 30 cavalli, portando il rapporto peso-potenza allo straordinario valore di 2,82, con un'accelerazione da 0 a 100 in 3,6 secondi. Sia GTA sia GTAM verranno prodotte in serie limitata di 500 esemplari l'una. 175.000 euro IVA inclusa per GTA e 180.000 euro IVA inclusa per GTAM. Una cifra giustificata da una vera e propria esperienza che la Casa del Biscione ha progettato per rendere unico non solo l'acquisto ma anche l'utilizzo di queste vetture speciali. Incluso nel prezzo infatti c'è un experience package personalizzato che comprende un casco belly in livrea speciale GTA, un telo coprivettura specifico Goodwill e un corso di guida specifico realizzato dall'Accademia di Guida Alfa Romeo. Nel corso di un evento tenutosi oggi, la casa automobilistica ha fatto un grande regalo agli appassionati di automobili svelando la collezione normalmente non visibile del Museo Storico di Arese, che proprio per questa straordinaria ricorrenza riapre in totale sicurezza dopo la chiusura per Covid-19. Entrando nei depositi sinora chiusi al pubblico si accede a una collezione completa ed emozionante che comprende altre 150 automobili, motori da strada, aeronautici, nautici, trofei e oggetti artistici. Nell'ambito delle celebrazioni verrà inaugurata la nuova sezione Alfa Romeo in divisa dedicata alle auto dei carabinieri. Per l'occasione Alfa Romeo ha deciso di coinvolgere anche club, visitatori e appassionati, che nel corso della giornata hanno dato via a un flash mob e a una spettacolare parata sul tracciato interno. Ma la festa è per tutti, anche per quelli che non hanno potuto essere presenti. Organizzato dal Museo Storico di Arese, il tour 110 anni propone 6 video per un appassionante ed esaustivo tour virtuale. I festeggiamenti proseguiranno sino a domenica 28 con il museo eccezionalmente aperto, secondo questo programma è attrezzato per accogliere il pubblico con una serie di misure all'insegna della sicurezza, mettendo al centro la salute dei visitatori e dello staff.
Come di consueto, per l'articolo completo vi invio al nostro sito www.showcar.news. In più, se avete qualsiasi curiosità potete scriverci al nostro numero di WhatsApp e SMS, seguirci sui social Facebook, Instagram, TikTok e se non l'avete ancora fatto iscrivervi al nostro canale YouTube e azionare la campanella per rimanere sempre aggiornati ai nostri ultimi contenuti.